Allora, benvenuti in questo nuovissimo video in cui vi spiegherò come fare un passaggio segreto impossibile da vedere con il vostro zio Cricco e vi invito subito a iscrivervi al canale e mettete subito un pollicione in su e spero che il video vi piaccia e vi ricordo di nuovo di iscrivervi al canale con il al mio canale di zio Cricco, cioè Lillo, scusate che mi confondo con Cricco e Lillo. Cricco è uno youtuber che guardavo e Lillo sono io. E soprattutto voglio salutare una mia amica che si è iscritta di recente. Allora iniziamo. Ah, questo non lo posso assolutamente togliere, per vostre informazioni. E camminerò a scatti e entrerò spesso nel inventario, se no mi si bugga il gioco. Allora, l'occorrente è un blocco a caso. Una porta di ferro o normale e un quadro. Allora, io, dato che l'ho dovuto rifare, magari faccio un'ultima prova. In caso magari mi riuscisse a farlo bene, più bello questo passaggio segreto. Allora, poi posizionate le porte qui. Ah, e se è quella bianca, aspettate, ve ne faccio due. Le tenete, per ora le tenete chiuse. Ma poi se ci mettete la porta bianca, vi mostro che a certa gente, cioè è meglio, insomma, è meglio. Mettete poi i quadri. No, vabbè, vi faccio l'esempio con una sola porta, perché con due mi viene veramente da continuare il video e magari mi capita anche di doverlo rifare, come mi è capitato con un altro video. Allora, qui vi faccio quello con la porta normale, che è un po' meno nascosto. Mentre qui, no, un po' di un blocco di distanza. Ci faccio un altro, un po' più nascosto, con la porta di ferro. Togliamo un attimo la musica, che questa musica che c'è ora è un po' agghiacciante. Senza alcun motivo. Allora, prendiamo la porta di ferro e una leva. Allora, mettiamo qui invece la porta di ferro, una leva. Vabbè, sì, la mettete dove volete, la collegate alla redstone, alla porta, e la porta si apre. Io intanto ve lo faccio così. Invece qui invece metto così, e da dietro, come vedete, se ci vado così non fa assolutamente niente. Mentre se la porta qui è aperta, allora voi guardate il quadro e ci passate. E poi se magari siete dentro e non volete che nessuno venga, chiudete la porta. Per uscire invece fate così,
Stessa cosa qui, che non succede niente. Collegate alla redstone la leva, cioè la leva la collegate alla porta tramite redstone o robe varie. E di nuovo vedete che non metto un attimo che non ci si passa. Mentre tiro la leva e si sente una porta. E infatti ora potete passare. Poi magari mettete anche una leva qui e la richiudete. No, mi ero dimenticato che le porte è d'acciaio, non... Cioè, fate così e si richiude, così e si apre. Allora, il video spero che vi sia piaciuto. Vabbè, io intanto distruggo tutto perché questo è un mondo che ho fatto appositamente per i video, quindi devo distruggere ogni cosa. Allora, spero che il video vi sia piaciuto e vi invito subito a mettere un pollicione in su. Ah, e soprattutto, oltre a iscrivervi e guardare i miei video, allora tolgo la musica perché è veramente al volume altissimo. E spero che il video vi sia piaciuto. E vorrei che mi consigliaste nei commenti dei giochi online su cui vorrei fare, su cui vorreste che io facessi il gameplay. Allora vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!